Radio Radicale, siamo con Barbara Tedaldi, quirinalista dell'AGI, per parlare di queste difficili ore che attendono il Presidente della Repubblica, che è chiamato anche a fare una scelta per la formazione del governo. In queste ore abbiamo sentito un po' di tutto e tra l'altro il leader della Lega Salvini ha aperto al cosiddetto terzo uomo, mentre tutti oggi si aspettavano, c'era un'attesa per la Presidente del Senato Casellati, che poteva essere chiamata nelle prossime ore al Quirinale per un incarico esplorativo. Allora, che idea ti sei fatta? Ma intanto questo terzo uomo, in realtà Salvini apre sia a un eventuale terzo uomo con un incarico pieno, perché Salvini ha già fatto sapere che lui non gradirebbe di ricevere un pre-incarico, sia apre anche a un mandato esplorativo. Dice che sarebbe positivo perché potrebbe far fare un passo avanti a una situazione che ormai la vediamo ingarbugliata. Domani fanno 45 giorni che si è votato e ancora non c'è nemmeno un barlume di soluzione alle viste. E noi però quello che sappiamo dal Quirinale è che molto probabilmente domani, al 90% domani, c'è un briciolo di possibilità che possa essere dopodomani, il Presidente Mattarella diramerà un comunicato nel quale annuncerà che intende convocare al Quirinale una personalità alla quale affidare un qualche tipo di incarico, e dal tipo di incarico capiremo quanto è arrabbiato Mattarella. Ecco, ma la prossima chiusura di uno dei due forni, l'apertura di Salvini, il dibattito sulla Siria confonderanno le idee ancora di più al Presidente della Repubblica, che per prudenza finora non ha preso una decisione? La speranza è che gliele chiarisca, diciamo. E il dibattito sulla Siria potrebbe chiarire in modo formale e ufficiale qual è la posizione dei singoli partiti sulla politica estera. È un elemento fondamentale. Mattarella, sappiamo, tra l'altro, ex ministro della difesa, in più rappresentante dell'unità nazionale, quindi ci tiene in particolar modo a che l'Italia abbia una politica estera il più possibile in continuità con la sua tradizione, senza dover essere legati a tutti i riti del passato, però che la sostanza della tradizione prosegua. Quindi questo primo dibattito sulla serie è importante, perché poi il Presidente fa sempre molto riferimento agli atti ufficiali parlamentari, formali, più che alle dichiarazioni o ai tweet. E la chiusura del forno annunciata da Di Maio ha però una tempistica che coincide abbastanza con le elezioni in Molise, che sono questa Ohio italiana, è stata soprannominata questa regione da cui dipendono le sorti del paese, ormai sembra di capire. E quindi in realtà ci sono ancora un po' di passaggi oggi da completare. Dopodiché domani, appunto, il Presidente domani al più tardi giovedì mattina il Presidente deciderà e potrebbe decidere, lo sappiamo tutti ormai, per un preincarico se vuole forzare la mano, e un preincarico a Salvini o a Di Maio se vuole forzare la mano e metterli anche un po' brutalmente davanti alle loro responsabilità e davanti anche a un probabile fallimento. Oppure un mandato esplorativo, un incarico esplorativo molto probabilmente a Elisabetta Casellati, che è comunque espressione della coalizione che ha più voti, e questa sarebbe la soluzione più soft, che servirebbe anche a prendere tempo. Quanto possa essere poi efficace lo vedremo. Ecco, ma Salvini, col suo messaggio a favore del terzo uomo, ha chiesto indirettamente al Presidente della Repubblica: non bruciatemi. Sì. Come sappiamo, come non mi ricordo se lui l'ha detto proprio esplicitamente, credo di no, ma lo sappiamo tutti, tutti i suoi ce l'hanno detto in tutte le lingue. Allora, la convocazione potrebbe essere attesa domani pomeriggio, visto che qui c'è la seduta del Parlamento, il Parlamento in seduta comune, oppure domani mattina prima? Che cosa ti aspetti?
Io mi aspetto più domani pomeriggio, non ho notizie ufficiali, però mi aspetto più domani pomeriggio perché è stato lo stesso Presidente della Repubblica a sollecitare la seduta congiunta per l'elezione dei componenti della Consulta e quindi mi sembrerebbe logico che lui, per rispetto di solito rispetto al Parlamento, attendesse almeno la fine della seduta comune. Bene, ti ringrazio molto della tua disponibilità, ringrazio la Quirinalista dell'AGI, Barbara Tedaldi.